Un ponte tra Svizzera e Nepal, che si è iniziato a costruire nel 1998, 20 anni fa. Canfor Sud, ONG Svizzera, ha sempre creduto nello sviluppo sostenibile, impegnandosi in più progetti di cooperazione. Educazione, salute, protezione dell'infanzia, cambiamenti climatici, ricostruzione di case e scuole distrutte dal terremoto del 2015. In questi suoi primi 20 anni non ha mai voluto essere un'associazione di aiuto ai poveri, ma un gruppo di amici, nepalesi e svizzeri, che si impegna insieme per un mondo migliore. A Kathmandu, molti bambini trascorrono le giornate sulla strada, esposti ad ogni sorta di rischio. In gran parte figli di famiglie indigenti, emigrate nella capitale in cerca di fortuna, figli di ragazze madri, bambini abbandonati che non hanno i mezzi per andare a scuola. In uno dei tanti quartieri poveri della capitale è stato creato un centro, denominato Rodec, per raccoglierli durante la giornata. Qui vediamo Yam, che ogni mattina viene accompagnato al centro da sua madre, prima di andare al lavoro. La nostra missione è quella di accogliere i bambini poveri che non possono permettersi di andare a scuola e che passano quindi la giornata in strada senza nessuna protezione. Permettiamo loro di studiare, di crescere in un luogo protetto, badando però a non separarli dalle loro famiglie e dai loro affetti. Al centro diurno 60 bambini quotidianamente ricevono cibo, accompagnamento scolastico e possono giocare liberamente. Canfor Sud coinvolge per periodi limitati volontari e stagiaire, come Linda, studentessa della SUPSI, futura educatrice sociale ticinese. Sono qua per 4 mesi per fare lo stage che la scuola mi richiede nella mia formazione di lavoro sociale e mettere un po' in pratica in un campo che sicuramente non è quello della Svizzera. Mi trovo molto bene in questo mondo così diverso, anche se c'è sempre questa questione dell'adattamento. Bisogna sempre adattarsi a qualsiasi cosa. La cultura è meravigliosa, ma è molto diversa. I nepalesi sono delle persone molto aperte, sono molto comunicativi, anche se la lingua a volte può essere una difficoltà, però mi trovo molto bene, mi hanno accolta molto bene. Oltre all'accoglienza diurna, fiduciosi che la formazione scolastica possa gettare le basi per un miglioramento della loro condizione sociale, ai bambini viene offerta anche la possibilità di frequentare la Kapuri, una buona scuola privata. A scuola possono andare anche gli oltre 400 bambini che in diverse zone del Nepal sono sostenuti dal programma di Padrinati a distanza. Nella valle di Kathmandu, Canfor Sud ha realizzato anche un orfanotrofio fattoria permanente che accoglie orfani e bambini abbandonati. I bambini vivono in una struttura composta da 3 case famiglia, governate ognuna da una coppia di nepalesi che fungono da genitori di riferimento.
un ambiente familiare, immerso nella natura, con orti e animali domestici. Sleeps, for example, you don't need E, so it's S-L-E-E-P-S. Sleeps. Warm. But, if it's a general... Ralph Bouchu è un volontario che, tra gli altri compiti, accompagna il percorso scolastico dei bambini con lezioni di appoggio in matematica e inglese. Does Ralph is player of Switzerland? Is Ralph player of Switzerland? Question mark. At... Principalement le matin, j'essaie d'aider les enfants, surtout en ce qui concerne l'anglais. Le rythme de travail peut-être des fois est un peu trop élevé pour certains, donc ils se retrouvent avec un peu des décalages et c'est pas mal de pouvoir faire un peu cette révision des bases avec eux. Du coup, une fois qu'on a fini ces cours d'appui d'anglais, je suis un peu leur routine à eux. A garantire il buon funzionamento dei progetti c'è Rajan Shrestha, coordinatore locale, impegnato a tempo pieno per Camfor Sud. The new line 36 and 36 year. The total amount, but it doesn't double the amount. Ho cominciato 10 anni fa, occupandomi dapprima solo della contabilità e della gestione finanziaria. Poi l'associazione è cresciuta, i progetti si sono moltiplicati e ora ho il ruolo di coordinatore locale di tutti i progetti. Camfor Sud Nepal e Camfor Sud Svizzera collaborano con molto rispetto reciproco. La nostra non è un'associazione che sottopone progetti a un donatore estero, il quale se li approva manda i soldi e si aspetta in cambio un rapporto scritto. Qui il lavoro lo svolgiamo davvero insieme. Rajan è costantemente in contatto con la coordinatrice responsabile in Svizzera, Silvia Lafranchi-Pitté, che verifica di persona l'andamento dei progetti con visite regolari, a seconda delle questioni che man mano si presentano. Grazie al fatto che sono coinvolto in queste attività, da anni il mio legame con i progetti è molto profondo e coinvolgente. E poi qui ci sono tanti bambini, mi sono enormemente affezionato a loro, al punto che spesso dopo una giornata di lavoro non ho nemmeno l'impressione di aver lavorato. Così sono trascorsi 10 anni talmente in fretta che quasi non mi sembra vero. Vita stabile, scolarizzazione e tanto affetto. Lo si legge nei gesti amorevoli per Sagar, ragazzo che ha avuto un attacco cerebrale, dal quale, con fatica, si sta lentamente riprendendo. Thank you.
Il villaggio di Saipu è stato duramente toccato dal terremoto del 2015. Le scuole e l'85% delle case sono state gravemente danneggiate. Grazie al forte sostegno finanziario ricevuto, Camfor Sud si è impegnata per la loro ricostruzione. Come prima cosa sono stati formati un centinaio di muratori e carpentieri che in seguito hanno lavorato a tempo pieno per ricostruire il villaggio, pietra su pietra, anche grazie al coinvolgimento di civilisti e volontari svizzeri. Alors Valentin, le boulot avance bien? Ça avance plutôt bien, ouais. On est assez content là. Fabriquer les portes pour le poste de santé. On a déjà fait des fenêtres avant ça. Et ouais, c'est bien quoi, ça pourrait être pire. Il fait beau, on a un beau petit atelier à l'air frais. Bah, par rapport au service civil, on peut difficilement rêver mieux. J'aime beaucoup ce travail manuel, sans trop de moyens aussi. Pour ce qui est de s'intégrer avec la culture locale, ils sont tellement accessibles, tellement gentils, tellement ouverts. Ça fait... Non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Camfor Sud ha assicurato un sostegno tecnico e finanziario per la ricostruzione di oltre 600 case e ha finanziato interamente la costruzione di un ambulatorio medico con reparto maternità e di due scuole, inclusa quella già realizzata dall'associazione nel 2000, andata distrutta. Sono il direttore di questa scuola da molti anni. Purtroppo la scuola è stata distrutta dal terremoto nel 2015. Ora la stiamo ricostruendo, abbiamo portato qui molti sassi e pietre con la volontà di rifarla meglio di prima. Sono molto grato che Camfor Sud ci aiuti a ricostruire la scuola. Ora siamo nella stagione ideale per i lavori e stiamo facendo del nostro meglio per avanzare rapidamente. Il territorio di Saipu è molto vasto. Questo non ha facilitato la sua ricostruzione. Siccome il legname è raro e prezioso, una parte delle case è stata ricostruita con una nuova tecnologia antisismica sviluppata in India. Pietre imbrigliate in reti metalliche. Grazie a Camfor Sud, alcuni ingegneri indiani hanno potuto illustrare ai nepalesi l'applicazione di questa tecnica innovativa. A 4 anni dal sisma, il villaggio ha potuto rinascere ed è oggi interamente ricostruito con tecniche antisismiche. Un risultato molto soddisfacente. Il 12 maggio 2019 Camfor Sud ha consegnato ufficialmente alle autorità locali, rappresentate dal membro del Parlamento provinciale Shanti Prasad Paudel, le nuove strutture, inaugurate con una festa, con danze e musica che ha coinvolto tutta la comunità. (Sussurra)
A fare gli onori di casa, Rajan Shrestha, il coordinatore nepalese di Camfor Sud, che ha accompagnato gli invitati a visitare le strutture. Il primo simbolico gesto, il taglio del nastro delle nuove scuole. Due scuole capaci di ospitare nelle loro aule complessivamente oltre 500 allievi. Edifici scolastici antisismici, con locali luminosi e studiati per rispondere alle esigenze della comunità e del contesto di Saipu. La visita delle autorità è poi proseguita verso l'ambulatorio medico, dedicato alla memoria dell'alpinista ticinese Gianni Golz, scomparso nel 2008 dopo aver raggiunto la vetta dell'Everest. Oltre all'edificio principale con reparto maternità, reparto clinico, sala d'attesa e farmacia, è stato costruito anche un edificio secondario con alloggi residenziali per il personale. Da una decina d'anni, Camfor Sud è attiva nel commercio di prodotti artigianali nepalesi, venduti nel suo bazar locarnese, con un'attenzione particolare all'etica della produzione. Con il progetto Where It Is, l'ONG compie un decisivo passo avanti, diventando anche produttore, occupandosi di seguire tutta la filiera, dalla produzione e lavorazione delle materie prime fino al confezionamento e alla vendita del prodotto finito, garantendo paghe dignitose e rispetto dell'ambiente. Per questo è stato essenziale trovare dei partner fidati sul posto, come Pravin Chitrakar, che lavora in questo settore da oltre 20 anni. Abbiamo instaurato da subito relazioni di lavoro rispettose degli impiegati, prima ancora che il fair trade fosse un concetto ufficialmente riconosciuto in Nepal. Non mi è mai piaciuto il concetto di fabbrica, gente stipata a produrre come polli in batterie. Da sempre ho messo in prima linea il benessere fisico e mentale degli artigiani. Per questo ho voluto creare spazi di lavoro piacevoli, come giardini, atelier spaziosi, orti aziendali. Con il salario che guadagno comprerò cibo per la famiglia e faccio studiare i miei due figli. Ormai sono grandi. Il primo fa un bachelor e il secondo la maturità. Lo spazio dove lavoriamo è piacevole e il lavoro pure. Il fair trade, per esempio, deve essere una preoccupazione che nasce nel cuore, un desiderio sincero. Se lo si fa solo per poterlo raccontare in giro, per apparire in un certo modo, non può funzionare. Quando uno fa le cose bene, lo sa in cuor suo e la soddisfazione arriva di conseguenza. È molto importante per me. Where It Is è una collezione di abiti e accessori che abbina l'abilità della tradizione nepalese alla moda e al design occidentale con una forte impronta etica.
I cambiamenti climatici in corso hanno causato una riduzione dell'acqua, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di alcuni villaggi, quelli che attingono a un bacino idrico di origine nivale, sempre più magro. L'aumento della temperatura costringe molte comunità allo spostamento. Il villaggio di Yara prova invece a resistere, diversificando le sue attività economiche. Alle famiglie che non dispongono di campi, Camfor Sud ha fornito un gregge di capre pashmina e sta inoltre realizzando un frutteto comunitario a basso consumo d'acqua. Lavorando in collaborazione con un ONG francese, questo tipo di sostegno è stato esteso a 5 altri villaggi della zona. Sono stati introdotti 500 alberi da frutta, adatti al clima freddo del Mustang, che contribuiscono ad arricchire la diversità biologica locale, la produttività e la resistenza dei frutteti ai parassiti. Riducendo il numero dei rifugiati climatici, si permette a queste popolazioni di poter continuare ad esistere nella terra dove sono nate. Dai bambini di strada della capitale, su fino alle montagne divenute aride. Il nostro impegno è rivolto all'aiuto a 360 gradi, sempre sotto il segno del rispetto e della collaborazione, affinché il legame che ci unisce possa creare un mondo migliore, in cui tutti abbiano il diritto di vivere dignitosamente.